Se si scelgono i giusti rappresentanti, mi faccio un po' di promozione, però in realtà no, però l'importanza di aver scelto dei buoni rappresentanti al Parlamento europeo, non parlo soltanto di me, prima sul video abbiamo visto accanto al Presidente del Parlamento europeo, Mario Mauro, che è il nostro straordinario capo delegazione italiano, un maestro per tutti noi giovani parlamentari europei, che devo dire poi vi racconterò, per me è stato fondamentale, perché se oggi sono titolare della Commissione bilancio, sono supplente della Commissione Sviluppo Regionale e sono vicepresidente per la Commissione delle Pari Opportunità, quindi diritti della donna ed uguaglianza di genere, lo devo soltanto a Mario Mauro, alla sua straordinaria intuizione che mi ha indicato, vuoi per il mio percorso culturale, vuoi per le mie attitudini, di scegliere proprio queste due commissioni, e vi racconterò gli interventi che ho fatto io ancora oggi e quindi anche per i prossimi 4 anni e mezzo. Continuerò a ringraziarlo all'infinito perché mi ha dato una grande chance, però continuo così che possa poi concludere e raccontarvi un po' più di cose emozionanti, perché il ministro Brunetta quando ci ha parlati ad un corso che ci è stato fatto proprio sulla conoscenza dell'Unione Europea, parlava di cose emozionanti, quando si parla appunto di tutto ciò che non è scritto su un foglio e che non è istituzionale, quindi cerco di essere molto più breve. Quindi, oggi tutto concorre al miglioramento della qualità della vita e delle relazioni di ogni cittadino e di ogni individuo che risiede e si relaziona con l'Unione Europea. Il vertice di Lisbona ci consegna oggi un'Europa riformata, pronta alle grandi sfide del futuro. Un'Europa democratica con un Parlamento perfettamente rappresentativo dei suoi elettori, più forte e maggiormente supportato dai parlamentari nazionali. Un'Europa quindi meno ingessata, ma soprattutto un'Europa più a dimensione di cittadino, perché come dicevo prima la centralità viene data all'essere umano e al cittadino. Però mi devo interrompere perché è doveroso fare un saluto. Buongiorno. Grazie. Allora, l'onorevole Giovanni Lima e l'assessore regionale alla cultura, il professore Mario Galligiuri, che lo dico anche a voi, lo dico anche agli studenti. La prima uscita ufficiale dell'assessore. Stavo per dirlo agli studenti. È la prima uscita ufficiale. Voi sapete che la nuova regione Calabria è nata da pochi giorni e il professore Galligiuri, che mi permetto di dire, professore, amico di lunga data anche della nostra associazione, è alla sua prima uscita pubblica. L'assessore regionale alla cultura, forse voi lo conoscete perché lo conoscete anche per la sua nota carriera universitaria, ed è uno dei più noti e riconosciuti e stimati comunicatori italiani. Lo dico anche per dare la possibilità all'onorevole Matera di avere queste informazioni più. Perciò grazie anche a voi. Interruzione finita, si prosegue. Allora ragazzi, io oggi vi ho portato qui un piccolo libricino che ho pubblicato personalmente, ho curato personalmente insieme alla mia assistente fondamentale collaboratrice, la dottoressa Melini, che è qui in prima fila, ed è la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, un vademecum costituzionale che con Lisbona acquista finalmente valore giuridico. È un libricino suddiviso in 7 capi. Il primo è quello più importante, il capo della dignità, prosegue poi con il secondo capo che è quello della libertà, ancora dell'uguaglianza, della solidarietà, della cittadinanza, della giustizia e infine delle disposizioni generali. Io ho concentrato la maggior parte dei miei primi 2 o 3 mesi della mia elezione proprio, e quindi poi del mio incarico a parlamentare europeo, concentrandomi proprio per la pubblicazione di questo libricino, che credo sia molto importante che voi giovani conosciate, soprattutto per me l'importanza che voi, appunto, come vi ho incaricato prima, di essere le mie orecchie e la mia voce. Riportatelo a casa, parlatene con la vostra famiglia, con i vostri amici e soprattutto discutetene a scuola, perché questa qui è la base, diciamo, su cui poggia la nostra Costituzione italiana, ma anche la Costituzione europea. Quindi non bisogna mai dimenticarsi i diritti inviolabili dell'essere umano, quindi diritti fondamentali che, come prima ho citato, ci sono 3 più importanti, quindi il diritto alla vita, il diritto
al lavoro e quindi poi all'uguaglianza, e soprattutto il primo, il diritto alla dignità. Quindi magari spero, avvocato, di averli oggi distribuiti simbolicamente ad un numero ristretto di ragazzi, per poi farli avere in tutte le scuole o comunque a tutti i ragazzi, e poi magari poterne riparlare, perché è vero che oggi magari ho un po' più io il microfono in mano e parlerò un po' di più io, sto parlando un po' di più io, però la prossima volta o comunque anche tra poco mi piacerebbe ascoltare più loro, soprattutto avere dei loro suggerimenti a seguito della lettura di questa carta fondamentale. Io ti ringrazio per avermi detto questo, perché poi insomma non mi piace autocelebrarmi, però sicuramente il principio cardine del mio operare da parlamentare europeo per me è e rimane fondamentale la promessa mantenuta, cioè se dico una cosa poi mantengo il patto che ho stipulato con la persona che ho di fronte. Eravamo a Bruxelles, mi avete chiamato, io mi sono resa disponibile, vi ho incontrati e vi ho promesso che l'8 o il 9 di maggio sarei stata qui in Calabria, e per me è stata una priorità, perché vedete, il parlamentare europeo, chi diviene ed è un parlamentare europeo, affronta soprattutto un viaggio professionale e lavorativo che è al di là di quello che si svolge all'interno delle aule di commissione, perché il parlamentare europeo è un parlamentare che, prima ho scherzato dicendo l'ultimo film che ho visto è Dirty Dancing, però è un lavoro che quasi ti azzera la vita privata personale, se intendi farlo con tutto il tuo cuore, con tutto il tuo tempo e il tuo impegno, perché vedete, io lavoro dal lunedì al giovedì a Bruxelles o nella settimana di plenaria dove si vota, quindi a Strasburgo. Gli ultimi 3-4 giorni, 3 della settimana che mi rimangono, quindi dal venerdì alla domenica, li trascorro proprio, come ho detto prima, colonizzando le mie 6 regioni, quindi viaggiando in quante più città e cercando comunque di raccontare questa Europa che molto spesso agli italiani sembra lontana, cercando di raccontare tutto ciò che faccio nelle mie commissioni. È un lavoro difficile, molto spesso non si torna mai a casa, perché voi pensate che tutti noi parlamentari del sud per arrivare a Bruxelles devono prendere 2 voli all'andata e 2 al ritorno, quindi io prendo 4 voli ogni settimana, diventano 6 quando vado a Strasburgo, a settimana, quindi 6, 4, 4, 4, perché non esistono collegamenti diretti tra per esempio Bari, perché io vivo in un paese vicino Bari, non esiste Bari-Strasburgo, quindi c'è Bari-Roma, c'è Roma-Parigi, Parigi-Strasburgo. Quindi pensate, nei miei viaggi, e quando mi perdo nel bagaglio, e quando c'è un ritardo e quindi si posticipa di mezz'ora il mio arrivo a casa, se non a volte di 2 ore, quanto deve essere importante l'attaccamento a questa carica che hai, ma soprattutto al dovere e all'impegno che, essendo la prima degli eletti con 130.000 preferenze, sì, lo dico adesso, quanto impegno, quanta responsabilità voi mi avete dato, voi, i vostri genitori, i vostri zii, i vostri amici, rendendomi la prima degli eletti, e quindi è con questo grande senso di responsabilità che io porto la Calabria nel cuore e vi porto in Europa. Per esempio, fra le cose più belle che ho fatto e che voglio citare, ad esempio, nella commissione bilanci ho avuto la possibilità di intuire durante una delle sedute di 8 ore lunghissime che ci sono in commissione, di intuire che il Fondo Europeo di Solidarietà, che è un fondo europeo che si attiva per dare sostegno agli stati membri che hanno subito una catastrofe a livello naturale, quindi in questo caso si stava parlando della regione Abruzzo e della città dell'Aquila, l'aiuto, il sostegno europeo per la nostra amata Aquila stava per essere bloccato a causa di motivazioni tecniche. Io mi sono informata repentinamente e ho scoperto che le motivazioni per cui la votazione a sostegno, quindi, dello stanziamento della cifra che avrebbe poi dato un contributo e che ha dato quindi un contributo al nostro governo per ricostruire l'Aquila, stava per essere congelata perché mancavano le traduzioni in tutte le 23 lingue all'interno del Parlamento europeo del testo scritto
che era appunto che era un testo scritto che si concentrava quindi appunto su tutto l'iter procedurale che ha questo fondo e che permette poi lo stanziamento di questi soldi e quindi l'arrivo di aiuto tangibile alle città o ai governi che hanno in questo caso subito dei gravi danni.